Amici del Real Siracusa, siamo nel post partita, sempre di Siracusa, Real Siracusa, siamo con mister Danilo Gallo. Mister, per buona parte della partita il Real ci ha creduto, ha lottato tanto, lo avevi detto anche nella dichiarazione di vigilia. Peccato, 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 perché se magari qualche episodio sarebbe cambiato, magari un frangente si poteva parlare di una partita diversa, magari di qualche emozione sicuramente diversa. Sì, vabbè, sapevamo che era una partita quasi proibitiva perché venivamo comunque dall'1-0 per loro, quindi dovevamo ribaltarla e contro una squadra forte non è sicuramente facile. Però mi preme fare i complimenti ai ragazzi perché comunque si sono comportati bene. Ho visto un primo tempo molto frizzante, eravamo molto propositivi, eravamo a tratti anche padroni del campo e riuscivamo tra l'altro anche a concludere. Poi un po' per imprecisione, un po' per altre situazioni non siamo riusciti a fare gol, però ripeto, ho visto una squadra frizzante, determinata, propositiva e questo sicuramente mi fa ben sperare. Dopo il gol sicuramente siamo calati, penso più che altro mentalmente, quindi è diventato sempre più difficile. Abbiamo avuto subito l'occasione con Ricci per pareggiarle, forse sarebbe stata anche lì un'altra partita. Però dove devo sicuramente lavorare è sull'aspetto psicologico, perché la partita dura 90 minuti e quindi sicuramente dobbiamo lavorare su questo. Sicuramente bisogna lavorare su questo, ma cosa si porta il Real Siracusa a casa di positivo in vista anche del match fra pochi giorni contro una delle squadre favorite, ma l'ennesima squadra favorita del campionato che è il Modica? Il Real si porta alla consapevolezza che comunque sia se la può sempre giocare con tutti. Ripeto, oggi giocavamo con una delle squadre che io ho detto anche nel pre-partita, una delle squadre più forti del campionato e credo che fino al gol ce la siamo giocati alla pari. Noi abbiamo avuto il piacere, diciamo così, l'orgoglio di far esordire Sergio in porta che secondo me ha fatto tra l'altro anche benissimo, gli faccio i complimenti che è un 2006. Ha esordito Nanè, prima volta in assoluto, un altro 2006 e non mi è dispiaciuto perché vedere un ragazzetto del 2006 che riesce più di una volta a raggirare il suo avversario è tanta roba secondo me. Daniel ha fatto benissimo, Riccardo ha fatto benissimo, quindi avevamo tanti giovani in campo e questa è la nota sicuramente positiva. Poi ripeto, fino al gol ce la siamo giocati alla pari con una squadra fortissima, quindi posso solo che essere contento. Ci sono anche delle defezioni, dobbiamo lavorare sull'aspetto, come ho detto prima, psicologico, quello sicuramente, però in linea di massima sono contento e adesso ricarichiamo le batterie per Modica. Mister, quanto sarà importante gestire le forze, soprattutto mentali, vista la partita che ci sarà domenica? Ma certo, è fondamentale gestire le forze, però per fortuna io non ho 11 giocatori, ne ho 25. Oggi ci siamo permessi il lusso di lasciare fuori Melluzzo, di lasciare fuori Ruiz, insomma, è rientrato Silla che veniva da un infortunio, è riuscito a fare 45 minuti, la Delfo uguale, Vincenzo Pepe l'ho visto benissimo per 70 minuti e questa è un'altra nota positiva, quindi il gruppo è ampio e quindi per fortuna diciamo di questi problemi non avremo. Avremo due squalificati per domenica, ma sono sicuro e oggi ne ho avuto conferma che chi viene chiamato si fa trovare pronto. Quindi la sensazione è positiva. Andremo a Modica con tantissima umiltà perché giochiamo con un'altra squadra fortissima, con un mister che io reputo un maestro e lui lo sa perché ci sentiamo ed è, oltre che un amico, ripeto, è un maestro. Quindi sarà bello confrontarsi con lui, con il Modica che ha una tifoseria bellissima. Insomma, sarà sicuramente una partita bella e divertente e noi anche là cercheremo di ottenere il massimo perché il nostro campionato, tutte le partite sono un'autentica battaglia sportiva, ovviamente. Grazie a Mr. Gallo. Grazie a voi.